Ciao a tutti, ben ritrovati nel mio canale. Era da un po' che non facevo un video. Oggi vi faccio una doppia recensione. Come vedete, ci troviamo nella mia cucina per appunto presentare due prodotti. Uno è questo prodotto qua. Si tratta di un prodotto completamente naturale e serve per sostituire la classica pellicola che usiamo per avvolgere i nostri alimenti. Adesso vi la faccio vedere. Questo qua è un kit composto da varie dimensioni. Come vedete, la particolarità di questo prodotto è che, a differenza della pellicola, questo prodotto qua può essere riutilizzato. All'interno, a parte i fogli di diverse misure, in questo caso, ma si possono comprare anche tutte della stessa misura, dipende dalle esigenze, troviamo un panettino di cera per riparare i fogli, dei laccetti per far aderire o stringere meglio questi fogli qua. Adesso vi farò vedere un esempio. Come vedete, materiale è senza odore, è leggermente appiccicoso, ma è solo perché la cera a contatto con le mani tende quindi a sciogliersi, ma nulla di grave, nel senso che è proprio la caratteristica del prodotto. Quindi non è quello il problema. Io adesso vi faccio un esempio. Vediamo se trovo un foglio che si apre immediatamente, perché sono leggermente attaccati, però vi posso far vedere questo qua. Adesso metto il prodotto qua, una carota praticamente. Viene avvolta in questo modo qua. Adesso io sto usando doppia perché non mi si apre, non voglio perdere tempo, però tanto per farvi vedere come viene usato il prodotto, andrebbe usato così. Adesso io non riesco a chiuderlo, ma calcolate che è come usare la pellicola. Adesso qua abbiamo la classica pellicola e prendo con del formaggio e adesso l'andremo a avvolgere nel, vediamo se trovo un pezzo, ecco questo qua è il foglio singolo, invece quello che ho avvolto io prima qua, che non riuscivo ad aprire, è doppio, quindi in questo caso qua, però questo caso qua è molto piccolo, non riesco a avvolgerla, quindi andrò a vedere di prenderne un altro pezzo. Allora, la comodità di questo prodotto qua è sicuramente che è tutto naturale, perché è fatto con un tessuto impregnato, cioè ricoperto di cera, e poi viene, vediamo se riesco a aprirlo, si può usare diverse volte, appunto. Per aprirlo, così vi faccio vedere bene come usarlo. Ecco, adesso si è perfettamente aperto. Quindi io prendo il mio pezzo di formaggio, lo metto nel foglio, eccolo qua. Vado semplicemente ad avvolgerlo completamente, così. Poi posso fare o così, oppure così. E l'alimento è perfettamente sigillato per essere messo nel frigorifero. Vedete? Poi, quando si vuole utilizzare, allo stesso modo,
si va ad aprire con la stessa facilità della pellicola. Allora, diciamo che la pellicola a cui noi siamo abituati ormai da tempo è molto più comoda e versatile, però se pensiamo a un'ottica un'ottica ecologica, quindi di sostenibilità della natura, la pellicola sicuramente è molto più inquinante, mentre questi fogli qua, oltre ad essere riutilizzabili diverse volte, hanno la particolarità che usano le componenti biodegradabili al 100%, si possono usare, come ho detto diverse volte, e si possono usare per tutti i tipi di prodotti, ad eccezione dei prodotti caldi, perché ovviamente il prodotto caldo andrebbe a danneggiare la cera e quindi il prodotto sarebbe non utilizzabile dopo. Adesso, dopo che tolgo queste pellicole, vi farò vedere un set di mestoli molto belli. Farò l'unboxing con voi perché io non li ho ancora visti e quindi vi farò vedere come sono in diretta. Ok, vediamo di inquadrare tutto. Allora, la confezione arriva, questo scatolone, vedete, utensili per cucina, set da utensili per cucina. Adesso andrò ad aprire la confezione. È un set da 24 pezzi, se non erro. Adesso tiriamo fuori tutto e poi farò vedere tutto. Ok. Ah, c'è anche il contenitore, c'è il porta utensili che non sapevo. Eccolo qua. Pratico contenitore. Sono tutti prodotti in silicone alimentare, per cui perfetti per la cucina. Adesso io li sto facendo vedere, li sto aprendo proprio adesso, quindi anche questo qua, parte metallica, man mano li vado mettendo dentro il contenitore, così vediamo. Ok, ecco, pinze con comodo blocco per chiuderle, se non si aprono. Mettiamo dentro il contenitore anche queste. Ecco qua le pratici misurini per servono sempre in cucina per misurare. Questo va da quindi questo qua è 25 ml, no, è impossibile che sia 25 ml perché è così, 1.25, questo qua è 2,5, 5 ml, 7,5 ml e 15 ml, bellissimi, in cucina questi qua servono sempre. Poi abbiamo un mestolo forato, sempre silicone e metallo, come vedete. Mettiamo nel suo contenitore un'altra spatola silicone, sempre un comodo pennello, bello anche questo qua in silicone per spennellare vari alimenti. Ecco qua un'altra in silicone, molto belli, flessibili, quindi adesso quando li andrò a utilizzare subito per vedere, a differenza di quelli in plastica, questi qua in silicone in teoria sono più resistenti al calore e quindi non dovrebbero danneggiarsi, perché ne ho un tipo in plastica io attualmente che invece con
contatto con il calore, qua in punta, quando uno magari va a girare, si sono praticamente sciolti. Come vedete è un kit ben fornito, manca praticamente quasi nulla. Adesso non li ho ancora aperti tutti, però sembra proprio non mancare nulla. Il kit, se non erro, costa 27 euro, quindi sono 24 utensili al suo interno, meno di un euro il kit completo a pezzo, quindi direi che è abbastanza conveniente. Poi se trovate voi un kit del genere a meno, ditemelo pure. Dopo io, che li avrò usati, farò anche una recensione sul mio blog, che vi ricordo è www.fabrifoto.it, dove andrò a mettere le mie considerazioni finali sul prodotto, dopo averlo ovviamente usato per un po' di tempo. Questo qua, diciamo che è, adesso questo qua è un unboxing, mentre fogli di cera li ho già usati, quindi sapevo com'erano. Questo qua non si vuole aprire, qua, eccolo qua, ecco qua, un comodissimo per dividere le uova. Qua ancora altri misurini, stavolta più grandi, da 30 ml fino a 250 ml. Quindi abbiamo, metto tanto, tolgo via un po' di cartacce, rifiuti più che altro, un set, come vedete, di utensili, tutti in silicone. Adesso mi sposto, così viene inquadrato tutto, con il suo contenitore e diversi accessori. All'interno qua adesso sto vedendo che c'è una carta per dove vi ringraziano dell'acquisto, se viene messa la recensione si può a quanto pare ricevere un ulteriore regalo. Questo qua lo vedrò dopo, quello qua, però vedrò più avanti. Allora, io vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, ad attivare la campanellina per ricevere le notifiche sui miei video futuri. Oggi vi ho presentato l'alternativa alla pellicola, di cui trovate anche la mia recensione già sul blog, perché l'avevo già fatta, mancava soltanto il video. Come vedete il materiale è molto bello. Poi magari se volete un video più approfondito, però il prodotto è abbastanza semplice da usare, come avete già visto, basta mettere, ve lo faccio rivedere, il prodotto all'interno, avvolgerlo, farlo aderire bene e andare a chiudere, avendo cura di sigillare le parti in eccesso per appunto non far passare l'aria e proteggere il prodotto. Quando serve basta riaprire con un panno umido, si può pulire e mettere da parte e riutilizzare per un successivo uso. Ok, io ho finito, ho terminato. Un saluto da Fabrizio in Fabrifoto, e vi ricordo di attivare campanellina, notifiche e iscrizione al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!